Non c'è nulla di più bello che partire dai giovani per cercare di creare le future leve che lavoreranno in azienda nei prossimi anni. È con questo spirito che è nato il progetto Scuola Lavoro tra la Cornegliani e l'Istituto Bonomi Mazzolari. Partendo dal Bonomi Mazzolari e partendo dalla disponibilità che i docenti e il preside ci hanno dato e che l'istituzione, il supporto che ci ha dato l'istituzione per concretizzare questa idea, abbiamo fatto sì che si costruisse una scuola di sartoria dove 15 ragazzi del terzo anno del Bonomi Mazzolari che seguono l'indirizzo moda potessero incominciare a mettere le mani in pasta nel nostro settore e partendo dalla modellistica riuscissero passo passo a costruirsi dei prodotti con le loro mani. Il primo anno di formazione permetterà ai ragazzi di costruire un pantalone, poi nel secondo anno si studierà come fare un gilet e gran finale il terzo anno con la realizzazione di una giacca, capo più difficile ma anche il più ambito. Sto attaccando la fascetta ai pantaloni, molto difficili. Siamo qua con la scuola che ci ha fatto fare questo progetto, infatti siamo molto felici di questa cosa perché insomma è una grande opportunità, è un'azienda molto importante. Beh, ovviamente il sogno è sempre quello della stilista, però anche comunque modellista o sarta in un'azienda importante è sempre un grande obiettivo. Beh, sicuramente mi dà più sicurezza nell'andare avanti, nell'avere più fiducia in me stessa e quindi di riuscire a completare l'obiettivo che voglio raggiungere, ecco. Sto facendo le imbastiture ai pantaloni in modo da attaccare bene il pantalone per poi metterci la cerniera. È molto bello anche perché così si può vedere l'azienda in modo appunto per conoscere il nostro eventuale futuro, per conoscere meglio anche come lavorano delle grandi marche come Cornegliani. Beh, il sogno come tutto sarebbe lo stilista, però anche aprire un mio negozio a me piacerebbe tantissimo. Una collaborazione, quella tra azienda e scuola, utile ad entrambe le parti. Un modo reciproco per i ragazzi per conoscere la realtà del mondo delle aziende, che difficilmente si può comprendere stando sui banchi di scuola. Ma conoscere l'azienda non è semplicemente conoscere la tecnica che viene adottata nell'azienda, ma conoscere tutta una serie di comportamenti e di relazioni che assolutamente non si possono vivere all'interno di una scuola. E dall'altra parte, da parte nostra, è chiaro che è il modo migliore per poter conoscere, approfondire le predisposizioni delle persone e capire a che cosa sono adatte e quali possono essere i loro ruoli futuri all'interno dell'organizzazione aziendale. Un'esperienza che sicuramente cambierà i ragazzi. Crescere in un ambiente di lavoro ad alti livelli con dei grossissimi professionisti, quindi penso che sotto tutti i profili, sia a livello di competenze professionali sia a livello di competenze umane, ci sarà un grossissimo salto di qualità in questi ragazzi. È un modo per non fare sentire sola la scuola. La scuola, soprattutto io parlo degli istituti professionali che sono un settore, coprono un settore importantissimo in quella che è la formazione dei giovani e quindi questi giovani e anche i docenti delle scuole professionali hanno bisogno di essere supportati, di rimanere in contatto con le aziende perché la scuola non può rimanere indietro, i tempi corrono, le aziende hanno delle attività produttive, hanno degli sviluppi tecnologici che la scuola non può rincorrere, non ce la fa, quindi proprio perché i tagli ricadono inequivocabilmente sempre sulla scuola. Soddisfazione anche da parte di Camera di Commercio e Confindustria, partner dell'evento. Complimenti all'Istituto Bonomi Mazzolari e alla Cornegliani, noi siamo felici di aver fatto parte del progetto in affiancamento. Noi applaudiamo a questa iniziativa perché è un ottimo spunto per formare meglio gli studenti delle scuole professionali, ma noi vogliamo guardare più in là e vogliamo sperare che al di là della prosecuzione che auspichiamo per questo progetto anche per gli anni a venire, che ci siano tante altre aziende e altri settori interessati a questo processo.